Stelline, oggi faccio un video cucina e faccio il risotto con cozze e zucchine. Ci vediamo in cucinetta per cucinare e oggi è il primo giorno che usiamo questo qua che avevo comprato al cinese. Ciao, dopo la sigla. Innanzitutto dico ingredienti per 4 persone: 300 g di riso per risotti, 200 g di zucchine, 80 g di cozze, 50 g di burro, un mazzetto di prezzemolo, mezza cipolla, brodo vegetale o di pesce, io faccio con brodo vegetale, una bustina di zafferano, un cucchiaino di olio d'oliva extravergine, mezzo bicchiere di vino bianco secco, sale e pepe. Io ci metto il peperoncino, mi sembra, o pepe. No, il pepe. E dopo ci vediamo in cucinetta. Ciao! Ah, sì, come si chiama? Cozze, con un po' d'olio, acqua e un po' di vino, ma dobbiamo aspettare che si cuoce, si aprono le cozze. Fatto così la zucchina e adesso dobbiamo tritare la cipolla mentre sta cuocendo le cozze. Me lo scordavo se chiamavano. La pentola, adesso mettiamo il burro. Che se pure il bosco aiato gioco questo caldo e mettiamo la cipolla che ho tritato. Mettiamo il ah no, basta già con me, questo ragazzo. Intanto le cozze stanno qua. Maneggiamo con questo qui di legno. Io sono mancina, però viviamo perché io sono mancina. Mo' tra poco ci mettiamo le zucchine. Mettiamo le zucchine dentro. Ecco, ma questo 2 o 3 minuti deve cuocere. Guardate, 2 o 3 minuti. Devo salarlo, lo so. Salare. Salare. Il pepe. Poco perché il guerrino gli fa male. Aneggiamo. Già sente buono il burro. Togliamo le mani. Ok, mo 2 o 3 minuti facciamo cuocere le zucchine.
Sono passati 3 minuti, questo qua lo mettiamo da parte, il riso lo di con l'acqua e ci ho messo il dado. Dopo si sono aperte, ora le dobbiamo sgusciare. Adesso mettiamo il riso. Vediamo questo cucciolo come ne fa. Aspettiamo che si cuoce il riso. Intanto sto a sbucciare ancora le cozze, sto a sbucciare. Boh, il riso deve essere tostato per 1 minuto. Insieme alle zucchine qua. L'avevo cotto prima, maneggiamo, adesso mettiamo mezzo bicchiere di vino, l'ho messo un po' troppo, era un bicchiere. Deve evaporare il vino. E dovete sempre maneggiare ogni tanto, perché non si evapora tutto il vino. Nel frattempo mettiamo lo zafferano alle cozze, sta qua dentro. Mettiamo 2 o 3 mestoli di brodo vegetale. Maneggiamo. Ecco, adesso dobbiamo mettere le cozze qua col sughetto che è rimasto qua. Wow. Un po' piccoline queste cozze che abbiamo trovato, però se le trovate più grandi sarebbe meglio. E mo mettiamo il burro insieme. Sta squaglia burro, la vedete? Ah, si devono cuocere ancora 5 minuti. E poi abbiamo finito. Vabbè, si deve squagliare burro. 5 minuti, vedo. Questo è il nostro pranzo di oggi. Ho fatto questa cosa, ma mangiamo queste robe qua, no? Perché adesso a vedere i minuti, dimmi quanto sono passati 5 minuti, perché. Alzato il fuoco. Ecco, mescoliamo, poi tiriamo giù. Abbiamo messo pure un po' di prezzemolo e adesso lo mangiamo.
Abbiamo finito questo video cucina, questo è il nostro pranzo, ma quando farò qualche cos'altro cucinerò e ve lo farò vedere. Io adesso vi lascio, grazie alle persone che l'hanno visto all'inizio alla fine, ciao, al prossimo video!